Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi parliamo di... La coordinazione che serve per suonare praticamente il 95% delle canzoni pop, rock, funk o comunque di questo genere qua più groovoso. Dato che molte volte mi avete chiesto di parlare di coordinazione e in effetti video sulla coordinazione proprio non ne ho fatti tantissimi. Oggi ho deciso di affrontare un argomento secondo me importantissimo e cioè vi lascio alcuni spunti, poi sarete voi ovviamente in base al vostro livello, in base a quello che volete suonare, a portarlo avanti. Ovviamente essendo un video didattico c'è un PDF che come sempre potete scaricare cliccando sul link che vi lascio in descrizione. L'idea dell'esercizio di oggi è molto semplice, nel senso, noi andremo a suonare degli ostinati. Che cosa sono gli ostinati? Ecco, prima domanda importante. Un ostinato è un pattern che noi suoniamo con qualsiasi parte, possiamo suonarlo col charleston, col rullante, con la cassa, quello che vogliamo, ma che non cambia mai nel tempo e quindi rimane sempre costante. Se noi suoniamo il charleston in ottavi e non cambia mai, si dice che il charleston fa un ostinato in ottavi. Comunque adesso vi faccio vedere. L'idea dell'ostinato secondo me è una cosa importantissima per quanto riguarda la coordinazione, perché è importante dimenticarsi alcune cose. Cioè, cosa vuol dire? Se noi suoniamo ad esempio il charleston in ottavi in questo modo e facciamo quindi un ostinato con il nostro charleston, è importante che noi ci dimentichiamo di quella cosa, non pensiamo più costantemente ok, il charleston deve fare tic 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 tic. Non dobbiamo più pensarci, dobbiamo dimenticarcelo e pensare magari a casse rullante che magari fanno pum pa pum pum pa. Quindi la cosa importante per la coordinazione, almeno per come l'ho studiata io, è fare un ostinato che rimane lì e noi dobbiamo dimenticarci di quell'ostinato, che sia di charleston, che sia di gran cassa, che sia quello che vogliamo, per poter pensare a quello che invece è variabile, non rimane uguale nel tempo ma cambia, come ad esempio appunto in un groove cassa e rullante, soprattutto la cassa. Infatti oggi vi darò quattro ostinati diversi che andiamo a vedere subito. Allora spostiamo cose. Gli ostinati di oggi saranno degli ostinati di charleston e rullante e andremo a suonare cose diverse, poi lo vedremo con la cassa. Il primo ostinato che facciamo è quello semplicissimo, cioè quello in ottavi normale. Secondo ostinato, sempre rullante sul 2 sul 4, charleston in quarti. E voi mi chiederete, ma scusa Luca, ma quando è che facciamo un groove con un ostinato del genere? Non succede mai. E invece succede, soprattutto se apriamo il charleston oppure andiamo più veloce. Ad esempio se noi pensiamo al punk o al metal magari più veloce, questa cosa qua in groove come... c'è molto spesso e l'ostinato è questo, solamente ve l'ho fatto più lento. Ostinato numero 3, il levare. In pratica cosa succede? Il rullante rimane sempre sul 2 e sul 4, mentre il charleston va a suonare tutti i levare. Anziché suonare in battere come nell'ostinato prima, andremo a suonare tutti quanti i levare. Ve lo faccio vedere. 1, 2, 3, 4. Ultimo ostinato, sedicesimi sul charleston, rullante sempre sul 2 sul 4. Questi sono i quattro ostinati e adesso che cavolo andiamo a farci con questi? Dopo aver capito quali sono gli ostinati, la cosa da fare è praticamente prendere un groove, pensare a un groove. Ad esempio noi quando pensiamo a un groove, che cosa pensiamo di solito del groove, del ritmo? Pensiamo a cassa rullante, ad esempio ci cantiamo pum, pa, pum, pum, pa, pum, pum. Quindi pensiamo a un groove in questo modo e scriviamocelo. Io vi consiglio sempre di scrivervelo, così almeno imparate anche bene a trascrivere quello che pensate eccetera eccetera. Oppure se non avete voglia di pensare, potete prendere qualsiasi libro, qualsiasi fotocopia che avete fatto che abbia dei groove scritti. E cosa dovete fare? Facciamo finta, prendiamo un qualsiasi groove, pensiamone uno molto semplice. Pum, pa, pum, pum, pa. Il consiglio che vi do all'inizio è di prendervi un qualsiasi groove che abbia il rullante sul 2 e sul 4, perché almeno non dovete stare a pensare troppo anche al rullante e alla coordinazione tra le mani, ma cominciate a tenere le mani che facciano un ostinato e a modificare quello che fa il piede. Poi dopo le cose più difficili le faremo. Quindi qualsiasi groove che abbia rullante sul 2 e sul 4, il charleston ce ne freghiamo completamente e la cassa come volete, in ottavi, in sedicesimi, quello che volete. Adesso la cosa da fare sarà andare a mettere il groove che appena cantato su tutti e quattro gli ostinati che abbiamo fatto prima. Come sappiamo il nostro groove è... adesso andiamo a mettere questo ritmo su tutti gli ostinati che abbiamo visto prima. Quindi partiamo con gli ottavi, charleston così, andiamo a metterci il nostro groove sopra. Ok,
Volendo, la cosa che potete fare è partire sempre prima con l'ostinato e basta, e poi andare a metterci il groove dopo, in questo modo. Quindi secondo ostinato. Terzo ostinato, il levare. 1, 2, 3, 4. Ultimo ostinato, sedicesimi. Quindi raga, l'idea praticamente è questa qua. Prendetevi un ritmo. Il microfono si vede sempre, mi dà fastidio. E provate a farlo in questi quattro modi qua. Ovviamente io adesso ve lo fate abbastanza velocemente, cioè vi ho detto c'è questo, poi c'è questo, poi c'è questo, poi c'è questo. Invece cercate di starci tanto lì quando lo suonate, suonatelo per tanto un certo tipo di ritmo. Poi se volete potete anche cercare di metterli uno dopo l'altro, quindi tenete lo stesso groove di cassa rullante e modificate il charleston. In questo modo pian pianino vedrete che il vostro cervello incomincerà a capire come funziona la coordinazione, quindi riuscirete a fare certe cose senza pensare troppo, diciamo. Adesso vado a farvi vedere un groove un pochettino più difficile con qualche sedicesimo, e poi ve lo faccio attaccato proprio come vi dicevo adesso. Quindi terrò il groove normale e cambio gli ostinati di charleston. Quindi il groove che possiamo fare è tipo pum pa pum pum pa pum pum pa pum pum pa pum, quindi cassa rullante faranno questo. E adesso andiamo a metterci sopra tutti gli ostinati. So che per alcuni può non essere così semplice quello che vi ho spiegato oggi, però ragazzi, come vi dico sempre, partite con calma, quindi partite con groove molto semplici e soprattutto ricordatevi all'inizio di scrivervi tutto, cioè al massimo scrivetevi l'ostinato di charleston e poi sotto scrivetevi il groove che avete pensato e cercate di scrivervelo il meglio possibile, così da capire soprattutto quando andrete in sedicesimi dove cadono i colpi, se ci sono dei colpi che cadono tra un charleston e l'altro, se ci sono dei colpi strani. Quindi scrivetevi tutto, io nel PDF vi scriverò un bel po' di ritmi e alcuni ve li scriverò proprio già con i vari ostinati di charleston, così che possiate capire come funziona, come fare per scriverli. Se avete qualsiasi dubbio scrivetemi qui sotto nei commenti, io vi rispondo al volo come sempre, ormai lo sapete. Vi ricordo anche ovviamente di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanellina se volete rimanere sempre aggiornati ogni volta che esce un mio nuovo video, di scaricare il PDF anche se ve l'ho detto 60 milioni di volte, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.